Parola al signore di Io credevo che per quello che ci riguardava avessimo già dato abbastanza come piccola realtà del Veneto orientale. Prima la bella scoperta caduta dall'alto dell'operazione della raffineria, poi qualcuno forse avrà guadagnato qualche lira. Saltata quella e abbiamo eliminato tutta un'area di campagna pregiata, visto che il Signore parlava di questo prima, e noi avremo bisogno probabilmente di andare in quella direzione. Successivamente era un'area da occupare in altro modo. Quale migliore soluzione che non realizzo di una bella discarica? Ed è arrivata a quella. Credo di capire che il tutto sia venuto al di fuori di quelli che erano i piani di previsione e sviluppo di questa zona qua. Oggi ci troviamo di fronte a questa realtà. Non mi meraviglia ancora il fatto che qualcuno non avesse detto che il sito giusto per il nucleare è questo. La cosa più bella. Siamo più vicini alla Jugoslavia, tanto loro ne hanno una. Probabilmente ci dovremmo attendere questo risultato. E io allora non capisco se questa realtà dovrà sempre continuamente allertarsi per dire no alle cose che vengono proiettate dall'alto. A me non risulta che il comune di Portogruaro avesse un piano regolatore che prevede uno sviluppo di quel po' di quei cubi che si andranno a realizzare lì, al di là di tutta la questione. C'è la necessità di avere acqua, la Pirelli dentro aveva la necessità di avere acqua. Io credo che la fandonia più grossa che si possa dire è che andiamo a prendere acqua dentro la roggia per far funzionare quella roba lì. Noi abbiamo avuto qualche anno fa la bella idea di risalire dall'origine della roggia, da Cordovado, e scendere a piedi via via dal rigagnolo, dal punto d'acqua che usciva, e venire giù, e siamo andati fino al mare. Io credo che una realtà che ha bisogno di consumare acqua in quantità non è certo quella che può essere soddisfatta dalla roggia. Sappiamo che questo provoca acqua calda, cioè l'acqua calda ce l'avevano data qualcuno da prendere, che potremmo consumare meno petrolio, gasolio per le nostre abitazioni, per le scuole, per l'ospedale, se usiamo l'acqua che viene prodotta da questo tipo, perché viene fuori acqua calda. Diremo che quel rigagnolo che viene messo all'atto in quel progetto forse sarà uno stagno per raffreddare l'acqua e dopo immetterla con tutte le cose che ci fanno. Non approfondisco perché lo faranno altri, perché è stato fatto in modo abbastanza compiuto da quello che abbiamo visto. Giustamente diceva prima che il comune di Portogruaro, quando ha concesso lo sviluppo all'interno del Pirelli Re, ha messo una serie di vincoli, facendoli passare con tantissima difficoltà all'interno del Consiglio Comunale, ed era per salvaguardare quello che poteva essere lo sviluppo da un lato e la salvaguardia dell'ambiente e della salute delle persone che ci sono attorno. C'è stato un bel bypass, diremo, no? Quell'area è appena di là della roggia e noi la costruiamo di qua. Quindi un'operazione di carattere agricolo, su un terreno agricolo, si va a costruire questa cosa. Io non ho approfondito e non so ancora se questo è fattibile. Il Portogruaro dovrà presentare un piano ai cittadini del comune di Portogruaro, visto che è insito in questo territorio, e verrà discusso come piano regolatore portare avanti. Non credo che sarà facile. La provincia non credo che avesse capacità di interventi di questa portata. L'unica che può avere la capacità di interventi, e non a caso queste aziende si rivolgono alla regione, la regione, il signore diceva, è molto lontana da questa realtà. Si è menzionato Scarpabuora, che è l'unico collegamento sul posto, ma probabilmente ci sono grossi interessi
nell'operazione. 5, 6, mi sembra che qualcuno dimenticava, la battaglia è stata fatta a Concordia per il Hong Kong. Una delle prime che era uscita era quella dell'Hong Kong a Concordia, mi sembra che poi tutto sia stato messo a tacere, o quantomeno è là. Io so per certo che c'è un grande movimento di società che hanno denaro da spendere, da investire in queste zone, che stanno cercando terreni di questo tipo. È vero che possiamo dire che sviluppiamo, le facciamo funzionare con quello che produciamo sul posto? 35 chilometri ad alberi, ma voi per vedere gli alberi bisogna che se moliamo un cane tira fuori la lingua prima di fare il suo bisognino su un albero qua. E fa funzionare un ambiente di quel tipo, riusciamo? La canna da zucchero, è vero, ci sono stati dei contatti e probabilmente anche dei contratti con alcuni proprietari di terreno. Quest'anno abbiamo visto già due tipi di colture che si sono sviluppate, la colza da un lato, quindi la questione dell'olio, olio di palma si diceva da qualche parte, e quella del sorgo, che comunque è un sorgo, anch'io me lo ricordo da bambino, che non è quello che si andava a destirpare, è quello che si seminava per dar da mangiare, per mantenere le mucche nei campi. Il sorgo aveva questo scopo quella volta. E non è alto 4-5 metri, quello che mi ricordo io aveva quelle altezze. Questo qua è fatto a una misura diversa, probabilmente lo hanno clonato in qualche modo perché è venuto a 1,50 m. È vero però che la panoppia che sviluppa sopra è molto più legnosa rispetto a quella che io mi ricordavo, che era lunga e fine. Questo ha una natura diversa, avrà impresa uba, io non so. Però la questione è questa. Quindi il punto di riferimento che ognuno di noi, tutti apolitici, dobbiamo avere, signori miei, è la regione.